già illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, tuo Spirito, in atto ai nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta è veramente cosa buona e giusta, nostro Padre, è fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano i misteri della redenzione e la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante della tua gloria. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
nome del Padre, del Figlio e Dio, del Santo Spirito. Papà, gloriosi martiri, San Giuseppe, San Francesco, San Massimiliano, San Dio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Paolo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, insieme cantiamo. Figlio dello Spirito Santo. Padre, Signore, qua Padre Gianni dice la messa. Anche, grazie. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore. Il Gesù. Se qua è la prima volta che vengo qui, lavoro sempre nella vita. Okay, io vengo, okay. Tu mi fai compito. Ok, facciamo così, dai. Sì, io ti porto qui, vai tu un secondo. Sei in casa. Io voglio stare amico. Vicino a Alberto. Ah, tu se sei lì. Ok, va bene, va bene. Ok, dai. Va bene, così mi sembra che domani verso le 11 avrò...
Sì, sì. Ok, allora. Ok. Ok, ok, ok. Ci vediamo. Buongiorno. Gabriele. Come stai? Ciao. Aurora. Sì, sì, come la signora. Ciao, che ci fai tu qua? Sta a prendere la chiesa. Si è conosciuto padre Gianni che tramite io, cioè con Silvia. Allora. Allora, tutto a posto. Come sto scendendo? Dove stai? No, ma sto lì, ti sto. Vabbè, sì, mi devo fare la credenza. Come fai? Silvano. Ciao, professor, come va? Tutto bene, professor? Buongiorno, signora. Insieme con gli altri.
abbiamo bisogno, diciamo, delle indicazioni da parte degli altri per trovare il maestro. Qui, carissimi, troviamo sempre anche un pensiero che ci ricorda i momenti educativi delle nostre famiglie, che qui c'è il senso del battesimo dei piccoli bambini. Perché li portiamo subito dopo nascita o qualche mese dopo nascita? Perché facciamo fare la prima comunione i bambini di 9-10 anni? È tutto perché i genitori sono, dovrebbero essere, i testimoni della fede. Allora il nostro pensiero durante questa quaresima ci fa riflettere sempre anche sulla nostra fede, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, e su questo soprattutto di essere testimoni autentici e veri di Cristo in qualsiasi momento. Guardate, oggi nel nostro mondo così preso da tantissime cose, ancora di più le persone hanno bisogno di qualcun altro che gli fa vedere il maestro, che gli fa vedere un po' il vero senso della vita, che la vita non è, come dice Gesù poi subito nel Vangelo odierno, che chi ama la propria vita la perde. Di chi sta parlando Cristo oggi in questo Vangelo? Chi ama la vita la perde, probabilmente un po' di tutti noi, che ci attacchiamo alle cose, che ci piace raccogliere sempre di più, aver sempre qualcosa che è mio, che nessuno non può toccare, che poi ecco sempre diventa una cosa più importante o molto importante nella vita. Gesù nel tempo di Quaresima ci ricorda: chi odia la vita qui sulla terra la riceverà poi per la vita eterna. E questo è il pensiero molto importante, che noi non dobbiamo attaccarci troppo.